Ameria Radio presenta Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. Senza parole. Cari amiche radioascoltatrici, cari amici radioascoltatori e imprenditori, buongiorno. La volta precedente abbiamo fatto una chiacchierata sulla qualità in azienda, sulla certificazione ISO 9001, e questo mi ha sollecitato in qualche modo a fare una riflessione insieme a voi su quanta normativa interna è prodotta all'interno in un'azienda. Non prendiamo un'azienda che ha delle sue peculiarità, delle sue caratteristiche che la rendono maggiormente proficua e feconda da un punto di vista normativo. Immaginiamo alcune produzioni particolari che necessitano appunto la certificazione di rifiuti, la registrazione di aspetti particolari e così via. Parliamo in generale. Cioè, se noi facciamo un'analisi un pochino più pindarica della normativa, lasciando da parte la documentazione che serve dal punto di vista fiscale, ragioniamo solo da un punto di vista amministrativo, no? Abbiamo lo statuto, abbiamo il regolamento, abbiamo l'organigramma, il funzionigramma, il mansionario, le varie certificazioni che possiamo immaginare. Ci sono poi, bisogna vedere se le dimensioni della nostra azienda possono richiedere di processare il discorso della 231 del 2001. Tutto quello che riguarda il whistleblowing, cioè la famosa soffiata. Sapete, è entrata in vigore una normativa in base alla quale c'è la possibilità di poter fare una sorta di soffiata da parte dei vari dipendenti con riferimento a determinati processi aziendali. E questa soffiata va tracciata. Ovviamente la soffiata, scusate il termine, ma il senso vuole essere proprio questo, sicuramente serve ad escludere la persona che insomma si fa avanti da eventuali responsabilità per dei processi che non sono compliant con i disposti normativi. E, insomma, ci sono tante di queste situazioni. E immaginate quanto sia possa essere complesso, difficile cercare di creare una linea di sutura, diciamo, legare tutte questi tessuti normativi da questo filo che insomma deve entrare e uscire da un tessuto a un altro ed essere mantenere l'impianto normativo assolutamente coerente, vivo, pulsante e funzionante. Sono aspetti non semplici, no? Ma che, come ho detto in più di un'occasione, hanno la possibilità di essere ritenuti utili nella misura in cui queste normative vengano considerate un fattore della produzione e non certo un elemento che magari cozza con la libertà dell'imprenditore o con la libertà delle posizioni apicali o meno all'interno di un'impresa. E poi immaginate il set di normativa che può riguardare una produzione particolare, tutta la documentazione riferita alla gestione fiscale della propria posizione, che può essere ovviamente la tenuta dei libri contabili, la tenuta dei libri IVA, il registro degli inventari, insomma sono tutte normative che però dalle quali ci si deve aspettare il ritorno di un valore, proprio alla stregua di un qualsiasi altro fattore della produzione. Bene, per oggi è tutto, abbiamo fatto anche una riflessione sulla normativa interna, ovviamente in chiave non assolutamente esaustiva, ma solo esclusivamente per fare degli esempi. Io intanto vi auguro un buon resto di giornata dal vostro Umberto Alunni e dalla sempre, sempre vostra Ameria Radio. Ameria Radio ha presentato
Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini.